Happy. Signore Happy, e no, è già la terza volta che te lo sto raccontando, il momento tutto stupendo, signore Happy. Ossequio al morto. I giornalisti di Crotone sono tornati in scena presso la villa comunale con È morto il giornalismo e vive i giornalisti, una commedia originale scritta da Massimo Giacinto Carvelli e con regia di Rodolfo Calaminici. Chi stesse? Madonna, come fanno bene. L'intero ricavato è stato devoluto per l'acquisto del camper della Speranza on the Road che, da anni, fornisce dei pasti caldi ai meno fortunati. Risate assicurate per una commedia che ha fatto ridere ma anche riflettere, messo in scena da 20 operatori dell'informazione crotonese. E, per questa occasione, le interviste sono state realizzate da Veronica Scher. Come mai dei giornalisti hanno voluto provare il brivido di calcare le scene? Beh, in realtà è nato tutto un po' per caso, per gioco. Ad un caffè tre colleghi, Giuseppe Pipita, Giacinto Carvelli e Bruno Palermo, chiacchierando, hanno deciso di mettersi in gioco organizzando una commedia teatrale che, a dire la verità, aveva già scritto Giacinto Carvelli, perché lui si diletta a scrivere commedie ed è anche molto bravo. E come vi siete preparati? Quante ore di prove avete fatto alla settimana? Beh, in realtà ci siamo incontrati i primi di marzo, però non abbiamo provato tanto perché, insomma, le questioni lavorative. Riuscivamo solamente a provare la sera presso gli studi di RT, ma un paio d'ore, quindi 2-3 volte a settimana più o meno. Vabbè, però almeno ha fatto una buona morte, no? Consolamo un po'. Come si sente a calcare le scene? Sono veramente emozionato e sono comunque soddisfatto, essendo la replica di uno spettacolo molto interessante a mio giudizio, e soprattutto nasce questa pièce teatrale per, diciamo, motivi di solidarietà, sostenere un'associazione che fa tanto per gli altri. Come giornalisti ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi e abbiamo deciso di dare una mano, metterci in gioco, andare in scena su un palcoscenico per regalare questa ora e mezza di commedia. Qual è il suo personaggio? Io sono il regista televisivo che deve, diciamo, organizzare la trasmissione del funerale in TV, funerale che, come si vedrà dopo, non si farà mai. E allora anche a lei le faccio un grande in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Vecchio! Quando passava la chiazza! E poi ho congiunto a Danilo, andavate! Dove sei andato, madone? Dove sei andato? Secondo lei il teatro è morto? No, il teatro mai muore, è sempre vivo. Può avere magari delle difficoltà, attraversare magari dei momenti, è come tutte le cose, però il teatro è vita. È stato sin da piccolo uno strumento di diffusione, no, dello scrivere bene! È sempre un'emozione, per me è sempre come la prima volta, quindi vedere un gruppo di persone che si organizzano per beneficenza, per fare uno spettacolo veramente con un grande impegno, e poi vedere il risultato finale, come abbiamo visto già la prima, il 19 luglio, che è stato un sold out bellissimo, la gente è rimasta contentissima e hanno richiesto tantissimo di fare una replica, per questo stasera siamo qui. Quindi, diciamo, vedere questo risultato finale bello e positivo, la gente si è divertita e poi con questo scopo, ripeto, della beneficenza è il massimo, per me è sempre un'emozione. L'epitaffio! La prima com'è andata? La prima è andata benissimo, al di là di ogni aspettativa, veramente, tenendo conto che il gruppo di attori su 20, 18 non hanno mai recitato, quindi, diciamo, poi vederli proprio alla prova, che sono stati veramente bravissimi, è il massimo, quindi è stato veramente un grande successo. Che significato volete dare alla commedia? Un significato di unione. Finalmente abbiamo trovato l'occasione, che è proprio questa commedia, per fare un gruppo, tutti i giornalisti, stare insieme e soprattutto stare insieme per uno scopo ben preciso, che è la solidarietà. E per due volte ci siamo riusciti, abbiamo venduto tutti quanti i biglietti che erano a disposizione e abbiamo dato un contributo concreto all'acquisto del camper della solidarietà, che ogni sera
porta concretamente aiuto a chi ha bisogno. E da dove è nata l'idea? L'idea è nata sempre in condivisione e mi ricordo benissimo quel giorno ci siamo ritrovati ad aspettare una conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri e scherzando noi ci chiamiamo il reparto di psichiatria. Ha detto bisognerebbe scrivere una commedia proprio su noi giornalisti, come la vediamo, come siamo. E da lì è nata l'idea, poi ho preso qualche appunto, poi ci siamo rivisti e abbiamo completato l'opera che stasera metteremo in scena per la seconda volta. E secondo lei il teatro è morto? Non è morto né il teatro né il giornalismo, come dice il titolo. Il teatro credo che sia una delle forme di spettacolo, comunque di condivisione, che riesce più di tutti a coinvolgere le persone e renderle più unite, così come ci ha reso più uniti noi giornalisti di Crotone. E allo stesso tempo il giornalismo, che tutti danno per spacciato. Noi stasera celebriamo metaforicamente il funerale del giornalismo, però per dire che è più vivo che mai. E soprattutto il principio fondamentale è che lotta per i diritti di tutti, anche di chi critica e attacca il giornalismo. Come faceva la canzone? Va. Dammi tre parole, manciati braciolo. Prego. Speriamo di avervi fatto un po' ridere e riflettere. Il funerale, la commedia è finita. Alla prossima. Non è una fake news, è